primi 30 minuti dove il Pescara ha fatto fatica un po' a ingranare, il Grosseto spesso ha fatto delle ripartenze importanti, poi però ha legittimato la qualificazione con 60 minuti di bel calcio. Ma tanti giocatori alla prima partita, non è che poi il Grosseto sia ripartito tantissime volte, abbiamo sbagliato una lettura con Vero di una chiusura, però abbiamo perso tanti palloni banalmente, la prestazione nel primo tempo complessivamente non è decollata, perché poi quando veramente 7-8 giocatori sono praticamente alla prima gara, dopo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo carburato, abbiamo corso di più, abbiamo gestito anche meglio le energie, abbiamo sciupato meno palloni. La prestazione è cresciuta, ho avuto le risposte che volevo da parte di Galano innanzitutto, ma anche di Lanes, di Ingrosso, di Rasi che si sta confermando in crescita, di Rizzo, di Giambò, di Ferrari che è cresciuto durante la partita. Ho avuto le risposte che mi aspettavo, perché c'è bisogno di alzare la competizione in questo gruppo, c'è bisogno che ci poniamo degli obiettivi e facciamo di tutto veramente per raggiungerli. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio di Massimo Profeta e salutare il mister Gaetano Auteri. Lei ha alternato Zappella, che tra l'altro ha segnato il suo secondo gol stagionale, con Cancellotti sulla corsia di destra. Con il ritorno di Illanes e di Ingrosso, Cancellotti torna su quella corsia? Cancellotti può fare tutto, non è detto che possa tornare su quella corsia, può giocare su quella corsia, ma può fare anche altre cose, può stare anche fuori, perché sono queste tre possibilità. Vedremo di volta in volta. Di sicuro il ritorno di Ingrosso, di Lanes, sono giocatori che hanno consistenza, che hanno temperamento, che hanno consistenza fisica, che hanno aspetti tecnici ed agonistici. È importante, perché ripeto, abbiamo veramente necessità di tutti. Ultima, Massimo da studio, e salutiamo il tecnico Auteri. Sì, velocemente, buonasera Auteri. Insomma, ci sono tanti aspetti positivi per Pescara in questo avvio di stagione: la mentalità propositiva, la condizione fisica, la capacità di reazione, mi riferisco alle prime tre partite di campionato. Ecco, c'è un aspetto nel quale deve migliorare secondo lei questa squadra, e quale in particolare? In due cose sostanzialmente, a parte tutto quello che si fa in allenamento, ma di quello chiaramente non ne voglio parlare, in due cose complessivamente come gruppo ci dobbiamo porre e dobbiamo prendere coscienza di che ci dobbiamo mettere nelle condizioni di raggiungere obiettivi importanti. Gli obiettivi importanti si raggiungono anche ai piccoli particolari, quindi dando tutti più importanza ai piccoli particolari, continuando chiaramente a lavorare in allenamento e alzando la competizione all'interno di questo gruppo. Fra un po' si giocherà ogni tre giorni, questo è un gruppo che c'ha qualità, abbiamo anche qualche giocatore fuori anche stasera, Rauti e Marilungo per dei virus intestinali proprio dell'ultimo momento, quindi ho dovuto anche fare giocare Dursi, che tra l'altro ieri aveva lavorato. Nelle cose che gli ho detto dobbiamo alzare l'asticella.